In seguito all'annientamento atomico, la ricostruzione della nostra grande nazione potrebbe dipendere da te. Bene, gente, sono ritornato all'istituto. Ho appena completato la missione alla Mass Fusion. E niente, sono veramente curioso di vedere cosa succederà adesso, raga. Perché, allora, adesso la confraternita è contro di me. Quindi non avrò più il loro supporto, che vuol dire tanto, raga, perché sono molto presenti nell'area. Se trovi una perdita chimica pericolosa, contatta immediatamente. Sentiamo cosa da dire lei. Dottoressa Fillmore. Beh, vedo che te la sei cavata. Sarò sincera, temevo che non ce l'avresti fatta. A quanto pare mi sono preoccupata per niente. Ora farò in modo che l'agitatore vada al suo posto. So che il padre ha pronto un nuovo incarico per te. Faresti meglio a non farlo aspettare. Ok. Beh, tanti punti esperienza, ma tutti guadagnati, perché è stata veramente una missione veramente difficilissima. Adesso ci sarebbe anche quella missione. Cosa vuol dire bloccato? Sarebbe anche quella missione per questa qua. Allora, quale cavolo era? Questa qua, sotto copertura. Parlare con il nostro amico sintetico per far fuggire Ho tutti sentito dire che quanti. quel sintetico in fuga all'Ibertalia era Non più davvero di quanto mi pericoloso. aspetterei per un uomo della mia età. Stai seguendo la dieta, però, lo sai? Sì, Eccolo qua. sto prendendo tutte le E questa qua è la precauzioni. missione, quella per far scappare tutti i Stai riposando, sì? sintetici. Ne abbiamo ancora tempo. Sentiamo cosa da dire, magari Se hai scopriamo un po' di dolori, più sui piani che ha dimmelo, se no non l'istituto. direi. E possiamo farci un'idea, perché se sono veramente folli, proviamo Se ti sento a farli fuggire tutti. capo, non più di Se quanto mi hanno un po' di sale aspetterei in per un zucca, uomo della vediamo. mia età. Sì, grazie, dottore. Credo sia tutto per ora. Ma non ho ancora finito. Io invece credo di sì. Grazie. Sì, grazie. Ho saputo che è andata bene alla Mass Fusion, nonostante l'intervento della confraternita d'acciaio. Se non si fossero intromessi. Avremmo fatto molto prima se non si fossero intromessi. Già, stanno diventando fastidiosi. Comunque l'intervento della confraternita rientra in un discorso più vasto, data la loro tendenza ad accumulare tecnologia. In futuro dovremmo batterci sicuramente con loro. Dopotutto noi siamo i custodi della tecnologia più avanzata presente nel Commonwealth e forse anche oltre. Non posso però ignorare che le tue alleanze avevano sollevato dei dubbi all'interno dell'istituto. Per quanto mi riguarda, non ho mai dubitato del tuo impegno per la nostra causa, ma affrontando direttamente la confraternita, credo tu abbia convinto qualcun altro. Sono fiero di te. Tuttavia, la confraternita rappresenta un problema per il futuro, mentre noi dobbiamo concentrarci sul presente. Ma sentimi, vaneggio proprio come un vecchio. Ti sto facendo perdere tempo. La tua presenza è richiesta altrove. Ti servono altri pezzi per il reattore? Potevo recuperarli mentre ero via. No, si tratta d'altro. Spero niente di rischioso. Temo sia una conseguenza involontaria delle tue azioni. Che intendi dire? Cos'è successo? Beh, mentre stavi aiutando la dottoressa Fillmore, una seconda squadra è stata mandata per invitare qualcuno del Commonwealth a unirsi all'istituto. Pare ci sia stato un problema di comunicazione e questo individuo ha chiesto aiuto. Quindi sono giunti sul posto i tuoi amici Minutemen. Per quanto ne so, finora non sono ancora state usate le armi e vorrei che non accadesse. Voglio che tu vada lì e che parli con i Minutemen che si trovano fuori per convincerli a ritirarsi immediatamente. Il dottor Ok. Thompson si trova sul posto, sarà il tuo contatto principale. So che riuscirai a trovare una soluzione. Quello che conta è che questa persona speciale venga portata immediatamente all'istituto. Non li tradirò, non sarà semplice. Perché tanto interesse?
Cosa ha di tanto speciale questa persona? Il signor Wallace, dici? Pare sia dotato di un'intelligenza incredibile, nonostante non abbia un'istruzione convenzionale. Con il suo aiuto potremmo riuscire a dare una forte accelerata ai lavori sul reattore. Raggiungi la casa. Vabbè, ma questi non possono costringere sto tizio ad andare a lavorare per loro. Boh, raga, non lo so. Sta succedendo qualcosa nella divisione bioscienze. Il dottor Oberle ha bisogno di parlarne urgentemente. Ok, allora andiamo anche alla divisione bioscienze. Tutta questa tecnologia all'avanguardia e ancora non sappiamo come curare il cancro. E poi interveniamo anche con lui. Dove va? Bisogna trovare sta qua. Andiamo alla bioscienza. Per l'amor del cielo, cerca di essere ragionevole. So che puoi sentirmi, apri questa porta! Oh, ma a che serve? Sono sicuro che alcuni degli altri metteranno in discussione la tua nomina a direttore. Non farci caso. Cosa sta succedendo? Il dottor X e il dottor Locken hanno deciso di protestare contro la tua nomina quale successore del padre. Hanno preso il controllo dei sistemi di sicurezza della divisione bioscienze e hanno bloccato i nostri rifornimenti di cibo. Di sicuro fra poco torneranno sulla loro decisione. Conosco quegli uomini e posso garantirti che sono persone di una serietà assoluta. C'è un modo per comunicare con loro? A dire il vero, c'è. Posso sbloccare il tunnel di manutenzione che conduce alla sala osservazione della divisione bioscienze. Da lì dovresti riuscire a metterti in contatto con X e Locken. Se non riesci a farli ragionare, puoi usare questo olonastro per accedere alle funzioni di comando dal terminale della sala osservazione. Questo dovrebbe fornirti alcune opzioni, però ti prego, come prima cosa prova a parlare con loro. Usa la violenza solo come ultima risorsa. Ok. Si apre solo con una chiave. Ah, ok, ci pensa lui. Ecco fatto, sbloccato. Oh. Ah, vediamo se riusciamo a parlare con loro. Aha, sapevo di aver sentito qualcosa. Hai superato le guardie, eh? Notevole. Ehi, Doc. Ti avviso, se sei qui per farci cambiare idea, stai perdendo il tuo tempo. Possiamo parlare di questa situazione? Il padre ha deciso di non parlare con il direttorato prima di scegliere il suo successore. Io ho deciso di seguire il suo esempio. Non costringermi a prendere misure più drastiche, dottore. Oh, per caso hai intenzione di fare di noi dei martiri? Ti assicuro che il dottor Locken e io siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per difendere gli ideali dell'istituto. Ultima possibilità, dottore. Sicuro di non voler cambiare idea? Questa vicenda non riguarda soltanto te e me. Qui si tratta di proteggere decenni di ricerche e progresso. La risposta è no. Non ci arrenderemo. Chi c'è nella sala controllo? Ok, l'erede niente. Padre, a quanto pare, ha superato le tue impenetrabili difese. Mi serve la chiave. Calmati. Sì. Puttana. Sì.
Un gattino. Che ci facciamo con un supermutante? Oh. Eccolo qua. Vediamo. Diario personale. Dottor Brian Virgil. Forse questa sarà la mia ultima registrazione. Le mie richieste di cancellazione del programma VEF sono state più volte declinate. Non abbiamo appreso niente di utile negli ultimi 10 anni. Perché il padre vuole portarlo avanti? Se si ostinerà a non capire, mi toccherà prendere provvedimenti. Ciò che stiamo facendo non è giusto. Va fermato. Se qualcuno troverà questa registrazione quando non ci sarò più, sappia che non ho mai voluto fare del male a nessuno. A nessuno! Capito? Farò in modo che l'intero programma venga chiuso. Se non per sempre, almeno per i prossimi anni. Dopodiché, so che questo verrà considerato un tradimento. Lui mi accuserà di aver rotto il mio giuramento, perciò me ne andrò. Ho un piano. Se funzionerà, sarò in un luogo sicuro, dove neppure i predatori riusciranno a trovarmi. Tutto ciò che abbiamo fatto, le vite che abbiamo spezzato, se esiste un Dio, spero che abbia pietà di noi. Mamma mia. No, vabbè, raga, l'istituto non va bene, oh. Non va bene assolutamente. Ah, accesso ai sistemi di bioscienze. Ah, ok. Avvia rilascio campione. La porta è aperta. Sintetici, protocollo difensivo 1. Oh, gorilla, ma io sono dalla tua parte. Liberato io, merdaccia. Credo di averla risolta nel peggiore dei modi, raga. Ecco qua, Lawrence. Ah, eccolo. Ah, è ritornato qua, ma va a cagare. Ok. Apri la porta principale. Questa qua.
stata una sventura. Non condividiamo la violenza e temo che le tue azioni avranno delle conseguenze. Bastola, mi preme la vittoria. Scorte di cibo. Cosa dovevo fare? Lasciare che morissero tutti di fame? Non volevo riprenderti. Solo speravo che la faccenda si risolvesse in modo più pacifico. Farò in modo che la sezione idroponica sia ripulita come si deve. Immagino di dovermi occupare anche dell'organizzazione del funerale. Bene, c'è molto da fare, per cui mi metterò al lavoro. Sono certo che tutti sono sollevati dal fatto che l'emergenza sia finita. Bene, gente, ci vediamo al prossimo video. A questo punto andrò veramente a liberare tutti i sintetici. E niente, come sempre, se il video vi è piaciuto non vi piace, un'iscrizione al canale. Bella.